mia voce. In genere non piace, da 5 mesi canto il mio amore in sordina perché... Nonostante le avversità del maltempo che in un primo momento aveva messo in difficoltà il normale svolgimento del festival, si è concluso in grande stile l'ultimo appuntamento della 7ª edizione del Festival Canoro Giocando con le Note. Una manifestazione che quest'anno, come non mai, ha visto brillare molti talenti provenienti dalla provincia tarantina e non solo. Si sono detti soddisfatti gli organizzatori Roberto Di Taranto e la stilista dei capelli Angela Conte. Infatti, nonostante le enormi difficoltà avute in un primo momento, siamo riusciti a portare a termine una manifestazione bellissima e ricca di talenti. La serata, come sempre, è stata condotta dagli ormai veterani Claudia De Novi ed Enzo Carducci, accompagnati dalla simpatia di Dino Paradiso. I vincitori sono stati, per la categoria Grandi, Giorgia Fonseca di Brindisi, per la categoria Over 20 ha vinto Ernesto Porcelli e il premio della critica è stato assegnato a Desi Pamio. Beh, è andata benissimo, è stata un'emozione enorme come tutte le volte quando si risale su un palco e sono contentissimo soprattutto del risultato, inaspettato a dire la verità, anche perché nella categoria c'erano delle ragazze davvero molto brave, gli altri concorrenti erano veramente molto bravi. Questa sera è puntato su cosa? Sulla voce? Su cosa? Sulla presenza scenica, sulla voce, sì. Sulla voce è normale perché avevo delle grandi cantanti che nella mia categoria, ma anche sulla presenza scenica e sulla mia voglia di stare sul palco e divertirmi sul palco. Dopo Giocando con le Note cosa farai? Dopo Giocando con le Note mi dedico un po' al mio gruppo, a stare in giro per varie serate qui nella Costa Ionica e poi altri concorsi e comincerò a scrivere qualche inedito. È andata benissimo, veramente bene, sono contenta, nonostante ciò il tempo un pochettino insomma ci ha fatto un po' spaventare, però sono stata contenta perché è riuscita benissimo, veramente bene. Vorrei ringraziare tutti gli sponsor, lo staff che mi è stata vicino. La qualità dei ragazzi è stata alta, in effetti ho visto un po' i giurati che erano in difficoltà per le premiazioni, per dare i voti e sono contenta perché anno per anno la qualità, il livello aumenta sempre di più. Noi diamo appuntamento all'anno prossimo, ci vediamo nel, se Dio vuole, nel 2017. Arrivederci, ciao Just TV! È andata abbastanza bene, direi, nonostante un momento di inclemenza del tempo, però fortunatamente si è ripresa, siamo riusciti a portare a termine una bella serata, sia per quanto riguarda il momento moda, sia ovviamente per quanto riguarda il canto. Sono qui con piacere per riproporre questo gemellaggio con il Campania Festival, per cui con Roberto abbiamo questo momento reciproco di collaborazione e sono felice sempre di verificare nuovi talenti che poi possono anche portare un momento di scambio anche con i miei cantanti del Campania Festival. Antonio Salvati, presidente di giuria, è appena terminato Giocando con le Note, com'è andata? No, in tutta sincerità sono molto molto soddisfatto, mi è solo dispiaciuto che questa sera purtroppo le condizioni meteorologiche non ci hanno favorite, però comunque alla fine ce l'abbiamo fatta. Molti talenti, è stato difficile? Sì, effettivamente è un livello molto molto alto, non me l'aspettavo in tutta sincerità e abbiamo avuto veramente delle grosse difficoltà per le votazioni, infatti tra i primi, i secondi e il terzo posto c'è stato proprio pochissimo spazio tra l'uno e l'altro, veramente eccellenti, bravi, bravi. Quali sono stati i criteri di valutazione? Ma i criteri di valutazione sono stati quelli che ho già anticipato io prima, il fatto diciamo delle grosse novità vocali e della trasmissione diciamo del sentimento e dell'arte che uno riesce a trasmettere al pubblico e a noi della giuria, ci devono convincere in poche parole, questo è il discorso. To pay
There's a dream of future.